Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Però potrebbe essere tardi, lo dice lo stesso Draghi, e allora dice, se la situazione si aggravasse ci sarà un consiglio straordinario prima. Calenda, Alessio Orsinger ricordava che lei è stato ministro, conosce molto bene il mondo delle imprese, le ricadute, diciamo, che il prezzo dell'energia ha su un intero sistema paese. Non è già tardi? Cioè, non è già tardi? No, lo è certamente. Dopodiché mettere un tetto al prezzo del gas a livello europeo non è una cosa semplice. Non è uno scherzo. Semplice. No, perché che cosa succede? Che tu devi fare accettare che sui contratti non di lungo termine, invece di pagarli, mi pare stiamo intorno ai 130 a megawattora, tu paghi 80. Questo è più o meno il price cap di cui si sta pensando. Considerate che prima della crisi, molto prima della crisi, diciamo, era intorno ai 30. Ora, il punto è che secondo me ci si arriverà. Noi dovremmo pensare di arrivarci sul modello spagnolo, di farlo anche a livello nazionale. Però tenete presente che già è stato investito, sono stati investiti dal governo circa 30 miliardi di euro. Come lei forse si ricorderà, noi abbiamo proposto di portare la tassa sugli extra profitti immediatamente al 50%. Sì. Perché tu puoi fare due cose. O metti il prezzo metti un cap al prezzo del gas, oppure gli utili in più che fanno le aziende glielo prendi con un'extra tassazione. Il risultato è più o meno lo stesso, solo che quello che abbiamo fatto è immediatamente applicabile. Il tetto al prezzo del gas a livello europeo è molto complesso, peraltro riguarda anche i contratti con la Norvegia, con gli altri distributori. Noi stiamo andando per esempio dall'Algeria a dirgli ti compriamo il gas, e in questo caso gli dobbiamo dire ti compriamo il gas, però c'è un tetto. E quindi insomma non è banale. Sì, come non c'è soltanto la Russia con cui tra l'altro abbiamo ridotto, l'ha data la notizia Draghi nella conferenza stampa, la dipendenza da gas dal 43-44% al 25%, e questa è una buona notizia. Germania e Austria sono messe significativamente peggio, per quanto la Germania abbia un po' ridotto. Ma sì, perché noi abbiamo accesso, noi abbiamo accesso a una serie di fonti che sono molto più indipendenti, tra virgolette, della Germania, che ogni tanto potrebbe estrarre dalla Trieste. Poi abbiamo l'Algeria, fortuna abbiamo il TAP, lo ricordo appunto, magari un giorno qualcuno ricorderà di Stefano le parole che diceva sul TAP. Poi vogliamo chiederle un commento alle parole di Stefano. E poi avremo per esempio la possibilità di portare il gas da Israele. Io ho fatto approvare come progetto europeo il gasdotto che da Israele arrivava in Puglia, cancellato dai 5 Stelle. Allora, io credo che l'unico insegnamento che possiamo trarre da questa crisi è che ogni volta che noi posticipiamo, diciamo no, a qualche investimento che invece serve per la nostra sicurezza, poi c'è un momento in cui paghiamo il prezzo. Senta, lei...